Ciao a tutti, faccio un video alla Christian. Sono Giulia, una golden di quasi 2 anni e mezzo. Prima di Empathy Dog mi ero rivolta ad un educatore soprattutto per la gestione al guinzaglio e per l'educazione di base. Questo educatore però mi diceva che dovevo strattonarla quando lei mi tirava e le faceva fare degli esercizietti da circo per il seduto terra resta a base di cibo. Sono andata da questo educatore il tempo necessario per capire cosa non volevo fare con il mio cane, come non la volevo educare. Dopodiché ho conosciuto un'educatrice che mi ha aiutata sotto diversi aspetti e che utilizzava un approccio di tipo relazionale. Ma la mia sete di conoscenza non si era fermata lì, per cui un giorno per caso su Facebook mi sono imbattuta in Empathy Dog, un metodo che ho apprezzato fin da subito per l'importanza che dà all'empatia, alla relazione, alla fiducia e al rispetto reciproco del cane. Grazie ad Empathy Dog ho tratto da subito dei benefici. Prima di tutto ho imparato a rilassarmi in diverse situazioni che pensavo potessero essere pericolose per il mio cane e di conseguenza anche lei si è rilassata subito. Ho avuto la conferma che il cane apprende, anzi apprende ancora meglio se si stabilisce con lui un rapporto profondo di totale fiducia, relazione e rispetto e non basato sulla coercizione, ovviamente. Ho imparato meglio a capire i segnali che manda il mio cane e di conseguenza anche quelli degli altri cani, come dovermi approcciare in modo giusto ad un cane che non conosco e di conseguenza far capire alle persone che magari vogliono avvicinarsi al mio cane e che ha un po' di timore il modo migliore per farlo, tutelando anche in questo modo il mio cane. Perché penso che sia compito anche di un buon leader tutelare il proprio cane in quelle situazioni in cui potrebbero metterlo a disagio. Proprio sul concetto della leadership, con Empathy Dog ho capito meglio che cosa significa essere un buon leader e cosa fare per diventarlo. Inoltre ho cambiato il mio atteggiamento mentale e se voglio pormi un obiettivo ho capito che devo pensare a quello e portarlo a termine, pensare soltanto a quello. Ciao!